Ben ritrovati dal salotto virtuale di TVCity. Proseguono gli approfondimenti a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming. Continuiamo naturalmente a parlare di Covid-19 e dei numerosi aspetti legati a questa emergenza. Stasera parliamo della fase 2, ma anche del ruolo dell'informazione. Lo facciamo con l'ospite che vado subito a presentarvi, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Buonasera, presidente, grazie per essere in nostra compagnia. Ciao Antonella, grazie a te per avermi invitato, grazie veramente. Come sempre, saluto il nostro responsabile tecnico alla regia che ci assiste per ogni inconveniente, Ciro Gaglione. Buonasera, Ciro. Buonasera Antonella, buonasera. Ok. Entro subito nel vivo della trasmissione. Lo dicevo in apertura, parliamo della fase 2, come tutti ben sapete, da lunedì 4 maggio è scattata la fase 2, quella della convivenza con il virus, del lento e graduale ritorno alla normalità e delle riaperture delle attività commerciali. Presidente, secondo lei i cittadini campani come stanno rispondendo a questa fase 2? Ma Antonella, devo dire che i cittadini campani complessivamente stanno dando una grande risposta. Poi certo, poi ogni tanto abbiamo qualche immagine di qualcosa che non va. Però complessivamente la risposta è stata veramente straordinaria. Se la paragoniamo ad altre regioni, è stata veramente eccezionale. Poi qualche leggerezza c'è stata, purtroppo, e alcune comunità l'hanno pagata questa leggerezza. Anche in questa seconda fase mi sembra che i cittadini della Campania complessivamente stanno rispettando le regole. Noi abbiamo, no, tradizionalmente da secoli questa fama di essere un popolo, no, soprattutto noi napoletani, che non rispetta le regole, no, insomma, che ci piace infrangere le regole sempre. Ecco. Stiamo dando da 2 mesi una grande dimostrazione di civiltà. Noi poi siamo un popolo che ha una storia antica, che è una civiltà antica, e in questo momento stiamo dimostrando, diciamo, la nostra forza. Naturalmente tutto questo con qualche eccezione che purtroppo c'è, però complessivamente vedo un rispetto delle regole. E questa cosa non mi sorprende, però va sottolineata. Quindi i cittadini campani stanno dimostrando di essere dei cittadini virtuosi. Secondo lei il nostro governatore Vincenzo De Luca come ha gestito e come sta gestendo questa emergenza? Senti Antonella, io credo che la popolazione della Campania, diciamo, sta rispondendo bene, anche perché De Luca, con il suo staff ovviamente, che da 2 mesi lavora su questo tema giorno e notte, è diventato un punto di riferimento importante in questo periodo. E la gente ha visto che l'istituzione c'è, che la regione c'è. Qualcuno dice sta facendo il sindaco della Campania. Diciamo che sta utilizzando tutto quello che la legge le consente di fare, quindi ha chiuso rapidamente quei comuni in cui c'erano focolai particolarmente pericolosi, ha deciso di dare le mascherine a tutte le famiglie, ha deciso di dare le mascherine ai bambini, in alcuni momenti ha irrigidito, no, le norme nazionali secondo quello che poteva fare a livello regionale. Adesso è in una fase, lo stiamo sentendo in queste ultime ore, in una fase, diciamo, molto propositiva, nel senso che l'ultimo messaggio che ha lanciato è un messaggio in cui dice: noi apriremo gradualmente, no? In alcuni casi potremo aspettare 24 ore in più, ma vogliamo aprire e non chiudere più. Questo è un messaggio anche molto importante di responsabilità. Quindi, al di là delle scelte che si possono approvare o criticare, però è stato ed è in questo momento un punto di riferimento per la nostra comunità. Pensa che ho tanti amici in altre regioni che in queste settimane mi hanno chiamato e addirittura hanno detto: meno male che avete De Luca, magari lo avessimo anche noi. Quindi la Soprattutto amici, Campania che diventa un modello per le altre regioni. soprattutto amici che vivono a Milano. E a marzo il nostro paese è stato travolto come uno tsunami da questa emergenza sanitaria, che però è anche un'emergenza economica. Ora l'economia del sud e della Campania come deve ripartire?
deve ripartire innanzitutto rimettendo in moto tutto il sistema produttivo, che non sarà forte come il sistema lombardo o piemontese, ma comunque noi abbiamo tante imprese, abbiamo una rete di piccole e medie imprese importanti. E deve ripartire rimettendo in moto le campagne, il lavoro nelle campagne, e deve cercare di far ripartire anche il turismo, perché non è detto poi che, diciamo, che qui non venga nessuno. Io ho sentito alcune cifre, alcuni dati, in cui, diciamo, è annunciato un arrivo di turisti, certo ridotto ovviamente purtroppo rispetto agli anni scorsi, e questo, diciamo, dispiace particolarmente, perché il turismo qui in Campania era in un trend fortemente positivo, finalmente anche, diciamo, anche in zone, diciamo, non molto tradizionalmente attirate ai turisti, c'era una presenza forte in questi ultimi anni. Detto questo, comunque, bisogna far ripartire anche il turismo, e quindi cercare di verranno gli stranieri, meno degli altri anni, dobbiamo cercare di far venire gli italiani. In questo senso, adesso queste settimane di maggio sono decisive, perché se tutto continuerà, diciamo, a progredire positivamente, abbiamo visto la curva del contagio in Campania come sta calando, e poi arriveranno anche i turisti, non saranno come tanti come negli anni scorsi, ma ci saranno il turismo. Con tutte le nostre bellezze ambientali, storiche, archeologiche, è uno dei punti sui quali, diciamo, la ripresa della Campania non può non prescindere. Certamente vanno però sostenuti anche quei lavoratori che purtroppo sono stati esclusi dalle prime misure del piano socio-economico messo a punto dal governatore De Luca. Certo, assolutamente. Ci sono alcune fasce che sono state chiuse, tra queste, Antonella, purtroppo anche una parte dei giornalisti. Se pensiamo al contributo di 1.000 euro per i professionisti, per tutte le professioni, si pensa che ci sono state 20.000 richieste da parte degli avvocati e solo 460 da parte dei giornalisti, perché purtroppo erano incluse solo le partite IVA e non sono incluse nel decreto tutte quelle figure professionali, quei giornalisti che lavorano o come co-co-co o con ritenuta d'acconto, e quindi alcune centinaia di giornalisti sono stati esclusi. Noi come Ordine della Campania da settimane stiamo insistendo perché il decreto venga ritoccato. Nelle ultime ore De Luca, non riferendosi ai giornalisti ma in generale, per la prima volta ha detto che il decreto può essere modificato, quindi ci auguriamo che si possano recuperare tutte quelle fasce di lavoratori che non erano incluse, e compresi anche i giornalisti nel decreto, appunto, del piano, del cosiddetto piano socio-economico della regione. In questa fase così delicata, da marzo a questa parte, il ruolo dell'informazione è fondamentale, soprattutto all'inizio di questa emergenza. Abbiamo dovuto fare i conti quotidianamente con il problema delle fake news. Come far capire a chi ci ascolta come si fa a distinguere una notizia da una fake news? Sì, Antonella, grazie. Questa è stata un'altra battaglia, è una battaglia che in questi ultimi due mesi abbiamo intensificato, l'avevamo già avviata da tempo, e devo dire, grazie a una stretta collaborazione con l'Agicom, con il Corecom, presieduto da Nino Falco, con la Polizia Postale e con Calisola Montagna, che è un collega esperto algoritmo, abbiamo creato un osservatorio dell'ordine sulle fake news. Abbiamo già pubblicato due report che sono stati diffusi, li abbiamo pubblicati sul nostro sito, ma sono anche sul sito del Corecom, molti ordini hanno diffuso. Continueremo a lavorare su questo, perché il compito dei giornalisti è naturalmente verificare le notizie, ma da un po' di tempo abbiamo un compito in più, che è quello di stanare e denunciare le fake news, che purtroppo spesso dai social finiscono per rispettare anche alcuni pezzi dell'informazione. Tutto questo crea disinformazione, soprattutto nelle fasi iniziali di questa emergenza, ha creato anche panico e forti allarmismi per chi le leggeva, naturalmente. Certo, guarda che in alcuni casi siamo dovuti intervenire anche in modo forte, poi come ordine, perché ci sono stati momenti in cui alcuni siti, stiamo facendo il copia e incolla da notizie che circolavano sui social, hanno annunciato la chiusura di alcune città, quando invece questo non era assolutamente in previsione.
l'Ordine dei giornalisti è vicino a tutti i colleghi, in particolare in questi giorni anche ai colleghi del Mattino, che hanno subito un attacco dal sindaco De Magistris. Sì, sì, dispiace che De Magistris non sappia cogliere le critiche, anche ci sono delle critiche costruttive, come sono quelle che sono arrivate dal Mattino, ma che arrivano anche da altri organi dell'informazione, no? Bisogna reagire in modo composto, si può anche dire non sono d'accordo, ma reagire aggredendo il giornale, questo è sempre sbagliato. Quindi siamo intervenuti in difesa del giornale, ho visto molta solidarietà attorno al Mattino, non solo da parte del mondo dell'informazione, ma anche da parte del mondo del lavoro, della società civile. Dispiace che il sindaco non reagisca in questo modo, perché tutto questo non aiuta sicuramente la città. L'Ordine comunque continuerà ad essere vicino ai colleghi, a sostenerli, sia rispetto a quello che dicevamo prima per quanti colleghi sono stati esclusi da queste misure, ma continuano a lavorare alacremente tutti i giorni. Oggi nel suo aggiornamento del venerdì De Luca diceva che insomma la situazione è sotto controllo, quindi possiamo ben sperare che con senso di responsabilità e prudenza e cautela insomma le cose possano lentamente migliorare. Il suo auspicio qual è? Sì, Antonella, se continueremo, io credo che se continueremo a rispettare le regole, oggi per esempio ho percorso i 200 metri che separano la mia abitazione dalla sede dell'Ordine e ho visto tutte persone, tutte con le mascherine. Se continueremo a rispettare le regole, quindi a non fare assembramenti, a seguire le indicazioni sia della regione, del governo, ma anche delle autorità sanitarie, appunto la curva del contagio, appunto, che sta molto scendendo, continuerà a scendere. Bisognerà stare molto attenti, molto attenti, e non pensare che sia finito, ecco, perché dovremo convivere con il contagio, ma rispettando tutte le indicazioni. Adesso siamo attrezzati, 2 mesi fa non avevamo le mascherine, non avevamo nulla, adesso siamo attrezzati. Bene, continueremo a parlare di questi argomenti nelle nostre puntate, nei successivi approfondimenti del nostro format. Io saluto e ringrazio per essere stato in nostra compagnia il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Grazie Antonella, buon lavoro e complimenti per il lavoro che state portando avanti. Grazie. Grazie Presidente, come sempre un saluto al nostro responsabile tecnico alla regia e un saluto da parte mia a tutti i telespettatori. Buonasera.